Ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video svuota la spesa di Lidl. Sapete che io dico sempre così ormai. Vi faccio vedere prima le cose surgelate, così le poso, che prendo praticamente queste verdure surgelate, io le prendo, vi dico la verità, per quei momenti in cui magari non ho verdure fresche o semplicemente magari mi scoccio di prepararle. E quindi ho queste surgelate che sono pronte. Quelle del Lidl sono buone, sono anche non tanto costose, perché quelle surgelate se le compri in altri posti costano tantissimo. Allora, melanzane grigliate, contorno grigliato, questo è misto con peperoni, zucchine eccetera, poi friarielli a cubetti, adoro, che non potranno mai sostituire i veri friarielli napoletani, e filetti di merluzzo, che anche questo qua il pesce lo compro sempre fresco, però quando magari mi manca il pesce, non ho il tempo di andare a pescivendolo, magari me ne ricordo alle 8:30 di sera, non posso scendere andare a comprare il pesce, prendo, scongelo questi, anzi li metto direttamente così congelati nella friggitrice ad aria e adoro. Comunque, se vi piacciono questi video svuota la spesa, mettetemi un like al video e scrivetemi nei commenti, così ve ne faccio altri anche all'Eurospin, dove volete che vada. Adesso poso un attimo questi qua surgelati e continuo. Una cosa che prendo sempre al Lidl sono questi burger vegetali, perché li prendo perché mi piacciono come burger vegetali, hanno anche dei buoni valori e mi piacciono. Di solito i burger vegetali non hanno un sapore buonissimo, questi sono veramente veramente buoni. E sapete che non sono vegana, ma per alternare al petto di pollo, alla carne, al pesce, per non mangiare sempre insomma proteine animali, prendo o i legumi o questi burger con verdure. Questi con verdure grigliate, buonissimi, e questi con semi di lino e zucca, adoro, ricco di proteine, sono veramente veramente buoni. Anche questi qua li faccio in friggitrice ad aria. Poi ho preso, allora, una cosa molto molto interessante, volevo sapere se voi avete provato, sono questi biscotti cookie. Io vi farò sicuramente il video assaggio sull'altro social, su TikTok, quindi se non mi seguite ancora, vabbè, su Instagram sicuramente mi dovete seguire, Carità Dolce, ma anche su TikTok, dove faccio tantissimi video assaggi, mukbang eccetera. Questo con cioccolato bianco e mandorle, e questo con il cioccolato proprio, double choc. I valori sono molto molto buoni, perché vi dico che contengono 30 grammi di proteine, ovviamente per 100 grammi, e carboidrati praticamente hanno 1% di carboidrati, quindi sono praticamente, hanno dolcificanti, hanno zero zuccheri, quindi sono, i valori sono molto molto buoni, quindi dal punto di vista dei valori sono buoni. Ah, ecco, io se non l'aveste capito, ho iniziato la dieta perché sono tornata dalle vacanze. Chi mi ha seguito su Instagram ha visto che anche su TikTok, che comunque ho mangiato, sono stata in un villaggio 15 giorni e ho fatto praticamente, veramente mi sono lasciata andare, sono contenta così, ho le colazioni con i cornetti, i muffin, pranzo e cena con antipasto, primo, secondo, contorno e dolce, insomma mi sono data la pazza gioia, però sono tornata con 4-5 kg in più, quindi adesso inizio la dieta. Infatti, se volete seguirmi nel mio percorso, seguitemi anche su Instagram e su TikTok, dove condivido con voi anche ricette, piatti, insomma quello che mangio, insomma, per rimettersi in forma e perdere 4-5 kg, però senza sacrifici e senza stress, insomma lo sapete qual è il mio modo. Allora, poi ho preso la polpa di pomodoro, questa marca mi piace tantissimo, Italiamo, ed è veramente una marca molto molto buona. Ah, ma questi calzini li comprati là? A Lidl? Calzini di Harry Potter? Morè? Li comprate a Lidl? Calzini di Harry Potter? Sì. Ah, questi li ha presi Dario, non sapevo, calzini di Harry Potter, ok, li ho trovati nella busta. Poi le uova bio, poi il salmone, mi raccomando, affumicato, prendetelo sempre norvegese, mai scozzese, questo è 200 grammi sui 4-5 euro, quindi anche il prezzo è buono.
ed è abbastanza, vedete, tutto comunque, cioè abbastanza magro, insomma, fra virgolette, perché sapete che comunque il salmone è un pesce grasso, però fa tanto tanto bene. Il tonno leggero mi piace tantissimo, questo qua, a me piace tantissimo questo qua, Rio Mare, ed c'è pochissimo pochissimo olio dentro, io non ne aggiungo altro, mi piace tantissimo così. Ho preso anche il Nostromo, se l'avete provato ditemi qual è il vostro preferito. Poi le insalate io amo, le preferisco rispetto all'iceberg e alla lattuga, che mi rimangono un po' sullo stomaco e mi gonfiano molto la pancia, fatemi sapere se anche per voi è così. Preferisco rucola, che stavolta ho dimenticato di comprare, lattughino e valerianella, che sono le mie preferite, e anche il songino è il mio preferito, li trovo molto molto più digeribili e gonfiano di meno la pancia. Poi un'altra di polpa, poi il petto di tacchino, questo qua lo prendo per gli spuntini perché è 140 grammi, quindi per lo spuntino ad esempio pomeridiano con qualche galletta, oppure con questi, guardate, questi qua li abbiamo già aperti e l'ho già assaggiato perché volevo darvi una recensione. Sono praticamente delle fette croccanti di segale integrale e raga, sono buoni, sono veramente veramente buoni. Sono praticamente, vabbè, ovviamente sono molto leggeri per la dieta, però comunque ti mangi 2-3 di queste, sempre meglio di niente, e sono molto molto buone, croccanti, a me piacciono le cose croccanti, magari anche con un po' di pomodoro o con un filo d'olio, oppure negli spuntini, ti mangi uno di questo con due di quelli là croccanti e fatto lo spuntino pomeridiano. Ovviamente sempre periodo dieta drastica se vuoi perdere 4-5 kg, eh? Ok. Guardate quanti petto di pollo, sì, cotto a forno ho preso, adoro. Poi immancabili cetrioloni di Lidl, io questi li amo, se mi seguite su TikTok vedete tutti i miei video dove lo mangio. Poi questo qua, si è perso la carta, il Danacol, ok, eccolo, si è staccato, Danacol contro il colesterolo, uno al giorno, questo qua fragola, in realtà noi lo prendiamo per Daniel che a lui piace un sacco. E le olive verdi condite con il peperone all'interno, buonissimo. La giardiniera, l'amo questa, l'amo tantissimo, le metto anche, la sciacquo e la metto un po' nell'insalata, buonissima, croccante. Ancora Danacol, parmigiano. Poi queste bevande che contengono caffeina e taurina. Le prende Dario per quando va a giocare a tennis eccetera, comunque hanno un po' di zucchero. Questa forse no, questa è sugar free, io ne ho presa una sugar free e una classica, devi vedere poi qual è più buona. Comunque la blu, se volete sugar free, quindi le pigliavi tutte blu, era meglio sugar, senza zucchero. E quindi se volete qualcosa di energizzante quando magari dovete andare a correre oppure in palestra eccetera, proprio preso un po' di bottigline d'acqua. Poi cazzo abbiamo preso, penso basta per ora, basta, questa è la spesa che io ho fatto da Lidl. E vi ripeto, allora, poi in più a questa spesa che ho fatto da Lidl, ad esempio domani manderò Dario dal macellaio a prendere il petto di pollo, noi mangiamo quello, il petto di pollo proprio affettato proprio dal macellaio, quindi senza grasso, sgrassato, e le coscette di pollo senza la pelle, ovviamente, che le faccio nella friggitrice ad aria, vengono buonissime. E poi che altro prendo? Gli faccio prendere anche degli hamburger che faccio proprio preparare dal mio macellaio con tacchino, petto di tacchino e petto di pollo, che sono molto più magri. E poi prendo pesce fresco, prendo ad esempio le orate, le spigole, le faccio sempre, metto sempre l'orata, ad esempio un'orata intera, pulita, con all'interno aglio, prezzemolo, e la metto nella friggitrice ad aria, che la utilizzo tipo forno, fornetto, viene buonissima ed è super dietetica, comunque
è buona. E poi contorni a volontà. Ora, per esempio, le zucchine non le ho prese perché le avevo già comprate, le melanzane le ho prese quelle là surgelate. Poi insomma, magari vi spiego anche un po', anche lo yogurt non l'ho preso perché già ce l'ho, perché sennò all'Lidl lo prendevo. La mattina sto mangiando le fette biscottate integrali con la marmellata senza zucchero e lo yogurt, oppure un frutto. Poi pranzo con un secondo più verdure, oppure del riso, oppure del farro con tonno leggero, oppure salmone, oppure fesa di tacchino, petto di pollo, insomma tutte queste cose qua. La yocca me la tengo per gli spuntini, in realtà anche la fesa di tacchino per gli spuntini. E pranzo e cena faccio o legumi e pesce, o legumi e carne, insomma, per non mangiare, e anche l'albume, anche le uova. O uova, insomma, le uova o l'albume, insomma, questa è un po' la mia dieta. Poi seguitemi su TikTok e su Instagram. Fatemi sapere nel prossimo video YouTube se vorreste proprio magari un video cosa mangio in un giorno, dieta. Quindi proprio che vi faccio vedere io cosa mangio in un giorno, proprio in, per perdere qualche chiletto, perché poi ovviamente prendo anche dei prodotti drenanti, mi aiuto anche con qualcosa di drenante, sapete, prendo il drenante qua ragazze, che è il drenante Body Slim, che trovate su Carlita Shop, dove tra l'altro abbiamo la promo del 20% di sconto. Siamo tornati con le spedizioni attive, tutto funzionante, avete il 20% col codice vacanze20 su Carlita Shop, e io mi aiuto tanto con questo Body Slim che stimola il metabolismo e aiuta a drenare. Però prendo anche altri prodotti da Carlita Shop, quindi come la Garcinia Cambogia, il tè verde, quindi degli integratori che mi aiutano tanto a drenare. Quindi se volete vi faccio un video dove vi faccio vedere proprio cosa mangio in un giorno, compreso questi prodotti che mi aiutano a drenare. Ora vi dico la verità, ancora non sto andando in palestra, ho ricominciato con le camminate e le corsette, quindi per ora sto facendo questo. Comunque, pollice in su se volete video cosa mangio in un giorno, vi aspetto su caritashow.com, col codice vacanze20 avete il 20% su tutto il sito se volete approfittare per prendere il drenante. Vi ho detto il tè verde come integratore, la Garcinia Cambogia, abbiamo diversi prodotti, gambe light, anche aiuta tantissimo a sgonfiarsi, quindi tutti questi prodottini. Io vi mando un bacio grande e vi aspetto su Instagram e su TikTok. Un baci baci baci, ciao! Avete visto? Mi sono fatta le lenticchie, mi sono fatta questo trucco con le lenticchie finte, mi sono troppo divertita, adoro. Fatemi sapere se vi piace, ciao.